Benvenuti dalla redazione TG Ten. Nei titoli gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Il gruppo elettrogeno non funziona. Disagio all'ospedale di Paola, il sopralluogo del sindaco Roberto Perrotta e del presidente del consiglio comunale Graziano Di Natale. Necessario l'intervento dei carabinieri. Scatta la denuncia. Prosegue la protesta del sindaco di Cetraro Aita contro la sospensione del punto nascita all'ospedale Iannelli. Convocato un tavolo tecnico in regione il 28 agosto per risolvere il problema. Multati dai vigili urbani a Lorica, tagliano le gomme dell'auto di servizio. La denuncia del sindaco di San Giovanni in Fiore, Giuseppe Belcastro. Sequestrati la Guardia di Finanza di Reggio, armi, droga e tritolo nascosti in un garage. In manette due persone, ritrovati anche 4.500 euro in contanti. Civita non dimentica le vittime del Raganello. Celebrazione liturgica e fiaccolata il 20 agosto, anniversario della tragedia. Un anno fa, 10 persone persero la vita. In migliaia per l'undicesima edizione del Noi Che, la kermesse dedicata agli anni Ottanta. Ancora benvenuti dalla redazione del TG Ten, la sanità in primo piano, ospedali del Tirreno Cosentino in subbuglio. Cominciamo da Paola, il gruppo elettrogeno non funziona, disagi denunciati dal sindaco Perrotta, dal presidente del consiglio comunale Graziano Di Natale. È stato necessario l'intervento dei carabinieri ed è scattata la denuncia, vediamo. Carabinieri all'ospedale di Paola, allertati dal sindaco Roberto Perrotta, che insieme al presidente del consiglio comunale Graziano Di Natale ha effettuato stamattina un sopralluogo nel nosocomio. Ma cos'è accaduto? Sono stato allertato ieri che c'erano problemi con il gruppo elettrogeno e quindi sono venuto a verificare. La risposta di stamattina alle 8:30 era una risposta più o meno rassicurante. Siccome ormai non mi fido più, sono ritornato. E il problema non solo non si era risolto, ma addirittura c'era molta confusione nelle risposte che mi venivano date. E quindi a quel punto ho chiamato i carabinieri, ho chiamato in prefettura, ho allertato chi di dovere e mo ho chiamato un avvocato, l'avvocato Perrotta, Gino, e quindi inoltreremo la denuncia. Io do atto anche dell'abnegazione del personale, perché chiaramente stanno facendo salti mortali, sacrifici per andare avanti, però qualcosa non ha funzionato. Voglio sapere che cosa è successo, anche perché io non ero stato assolutamente informato di quello che stava accadendo, e questo mi sembra una cosa molto grave. Adesso stiamo aspettando risposte precise e rassicuranti. Da Paola a Cetraro, anche qui un sindaco in prima linea per difendere il nosocomio. Altra questione che riguarda invece la protesta per la sospensione del punto nascita dello Iannelli. È stato convocato un tavolo tecnico in regione il 28 agosto per risolvere il problema. Sentiamo. È rimasto a presidiare anche ieri il giorno di Ferragosto e stamattina è tornato puntuale in ospedale, dove ha trasferito il suo ufficio. Il sindaco di Cetraro, Angelo Aita, continua insieme ai residenti la protesta per scongiurare la chiusura del punto nascita agli Annelli. Oggi la notizia che fa ben sperare. Il generale Cotticelli, che ha convocato un tavolo tecnico per il giorno 28 alle ore 11 presso la sede della cittadella regionale, proprio per affrontare definitivamente il punto nascita di Cetraro. Nei giorni scorsi la vibrata protesta del consigliere regionale Giuseppe Aieta all'ASP di Cosenza, l'avvio delle procedure per la nomina di un primario e il sit-in di protesta deciso dal primo cittadino per accelerare l'iter di una burocrazia lenta, fredda, distante dai bisogni di cura dei cittadini. In questo periodo trasferire i pazienti, i partorienti sulle strade dell'SS18 per arrivare all'hub di Cosenza significa percorrere ore e ore di autoambulanza e il rischio di partorire sulle strade con l'insicurezza assoluta. Per cui chiedere che venga revocato dopo aver assolto tutte le prescrizioni che ci sono state dettate, che l'abbiamo fatto velocemente. La mia presenza qui con sit-in e con i cittadini sta proprio a dimostrare che vogliamo seguire passo dopo passo gli eventi per velocizzare queste procedure. A questa protesta partecipano anche gli altri sindaci, perché hanno firmato insieme a me un documento tutti i sindaci dell'Alto e Medio Tirreno per la riapertura immediata, perché si sono resi conto delle difficoltà che stanno attraversando in questo periodo.
Torniamo invece a parlare di Ferragosto con la presa d'assalto della Sila da parte dei vacanzieri e turisti. Tanta gente, qualche episodio increscioso, uno in particolare è successo a Lorica con una pattuglia dei vigili urbani di San Giovanni in Fiore che ha vissuto momenti difficili. Vediamo. Il Ferragosto in Sila è un classico e se il tempo sulle coste è incerto, le località montane vengono prese d'assalto. È successo ieri, migliaia di persone hanno scelto di trascorrere la giornata a Camigliatello, Lorica e tra i boschi e le montagne calabresi. Tutto nella norma, tranne qualche episodio di inciviltà che ha caratterizzato la giornata. L'enorme flusso di auto ha creato qualche disagio alla viabilità e molti hanno ceduto alla tentazione di abbandonare la propria auto in luoghi dove non è consentito il parcheggio. La sosta selvaggia è stata sanzionata dagli agenti della polizia locale, ma se nella maggior parte dei casi le multe sono state accettate come giusto che sia, non è andata così a Lorica, ad una pattuglia dei vigili protagonista di un episodio molto grave che ci racconta il sindaco di San Giovanni in Fiore, Giuseppe Belcastro, che ha denunciato quanto avvenuto sulla propria pagina Facebook. La nostra polizia locale, il comandante che era lì sul posto per cercare di mantenere l'ordine e la viabilità, sono stati come dire, apostrofati da alcuni sconosciuti, qualcuno ha pensato bene di tagliare anche le gomme dell'auto di servizio della polizia. Abbiamo sporto regolare a denuncia ai carabinieri di Lorica, quindi questi signori pare siano stati identificati, vedremo nelle prossime ore, noi agiremo secondo quello che è la legge, nessuno può permettersi di alzare come dire, le mani né su uomini né su mezzi della polizia locale che ieri hanno fatto un lavoro straordinario e che li ringrazio e gli do la mia testimonianza di solidarietà a nome di tutta la città. Per fortuna è un episodio isolato, quindi è stato condannato da tutti, la processione dell'Assunta si è svolta regolarmente, Lorica è rinata perché è stata presa d'assalto da migliaia di visitatori e quindi voglio dire, siamo riusciti nonostante le poche forze che abbiamo in campo, perché non abbiamo la sufficienza, a mantenere l'ordine e la viabilità. Il primo cittadino ha espresso solidarietà a comandante e agenti, ma l'intimidazione è stata anche denunciata alle autorità competenti. Le indagini chiariranno le responsabilità e chi si è reso protagonista di questo atto ne pagherà le conseguenze. Controlli straordinari del territorio Reggio Calabria, la Guardia di Finanza sulle tracce di uno spacciatore, dopo lo scambio di droga, il pedinamento e il ritrovamento di un garage che conteneva ben altro, anche del tritolo. Gli uomini della Guardia di Finanza di Reggio Calabria stavano tenendo sotto controllo un soggetto sospettato per spaccio di sostanze stupefacenti. Lo hanno visto nel rione Gebbione ricevere un pacchetto che l'uomo ha buttato via una volta accortosi di essere pedinato. Nel pacchetto c'erano 100 grammi di marijuana, ma la scoperta più interessante, le fiamme gialle, l'hanno fatta seguendo la persona che aveva ceduto la droga fino a un garage che si è rivelato un deposito di materiale illecito di diversa natura. Oltre a 4 kg di hashish, altri 400 grammi di marijuana e una somma in contanti di 4.500 euro, gli agenti hanno rinvenuto anche 200 grammi di tritolo con un detonatore a fuoco e miccia che, se correttamente assemblati, avrebbero potuto essere utilizzati per realizzare un ordigno di potenza rilevante, una pistola con la matricola a brasa e svariate cartucce e due coltelli. L'operazione, chiamata in codice Silk Road, ha portato all'arresto in flagranza di reato di due persone del posto, un 43enne e un 42enne, una è finite domiciliari, l'altra invece, nella casa circondariale di Arghillà, così come disposto dal pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Reggio, coordinata da Giovanni Bombardieri. Altri fatti, altre storie nei nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. È stato un passante ad allertare i carabinieri di Renda intervenuti in contrada a Servicella di Acri, dove è stato trovato in avanzato stato di decomposizione un cadavere. Le condizioni dei resti, secondo quanto riferito dai militari, non consentono al momento di identificare la persona deceduta e le cause della morte, probabilmente tenuto conto degli abiti indossati. Si tratterebbe di una persona di sesso maschile. La Procura della Repubblica di Cosenza ha disposto l'autopsia. Un avvocato di 48 anni è stato arrestato dalla polizia a Catanzaro con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. È stata la donna a denunciare il marito e l'inferno degli ultimi anni di convivenza. Minacce e violenze in un quotidiano diventato sempre più difficile anche a causa dell'abuso di cocaina da parte dell'uomo. Ha perso il controllo dell'auto sfondando una vetrina, è caduto ieri a Reggio Calabria. Sul posto la polizia municipale, nessun ferito, danni per l'attività commerciale e disagi alla circolazione.
Una bimba di 7 anni in vacanza con la famiglia a Soverato si è smarrita sulla spiaggia. A ritrovare la piccola dopo circa 40 minuti di ricerche sono stati i Labrador Bagnini della scuola italiana Cani di Salvataggio presenti nella località turistica balneare. La piccola, individuata mentre vagava impaurita alla ricerca del proprio ombrellone nella parte opposta rispetto a quella dove si trovavano la madre e il padre. Travolto da un'onda a Diamante, un turista campano che era sulla spiaggia, necessario l'intervento dell'elisoccorso. Ieri l'uomo, un 58enne, non è in pericolo di vita. Fra pochi giorni ricorrerà l'anniversario della tragedia del Raganello a Civita, comunità che non dimentica quanto è successo. Ci sarà il 20 alle 18 una celebrazione liturgica e poi una fiaccolata proprio per ricordare le vittime. Alla presenza dei familiari e anche dei rappresentanti istituzionali dei comuni, dei luoghi di provenienza delle vittime. 10 persone, lo ricordiamo, 9 escursionisti e una guida persero la vita. Sentiamo. Manca qualche giorno ormai all'anniversario della tragedia di Civita, in cui morirono 10 persone, 9 escursionisti e una guida, travolte da un'onda di piena del torrente Raganello. La comunità civitese, l'amministrazione comunale e la parrocchia Santa Maria Assunta, nell'esprimere ancora una volta vicinanza e solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, si riuniranno in preghiera presso la chiesa parrocchiale martedì 20 agosto alle 18 per la celebrazione della Divina Liturgia in suffragio delle 10 vittime di quel nefasto giorno. Alla cerimonia religiosa parteciperanno, oltre alla comunità di Civita, le autorità civili, religiose e militari del comprensorio, i componenti del comitato familiari vittime del Raganello, presieduto da Teresa Santopaolo, i familiari delle 10 vittime e rappresentanti istituzionali delle comunità di alcune delle vittime. Subito dopo la celebrazione liturgica, alle 20, ci sarà una passeggiata fiaccolata che, partendo dalla chiesa Santa Maria Assunta, arriverà al Belvedere. A un anno da quel terribile lunedì vogliamo ricordare insieme alla comunità parrocchiale guidata da Padre Remo chi non c'è più, ha detto il sindaco di Civita Alessandro Tocci. Lo vogliamo fare sommessamente, in modo molto sobrio. Vogliamo testimoniare ancora una volta la nostra vicinanza ai familiari delle vittime. Un evento che ha stravolto, ha sottolineato, la vita di una piccola comunità, un triste ricordo indelebile che ci deve spronare ad andare avanti. Quanto successo il 20 agosto dell'anno scorso non potrà e non sarà cancellato dalla memoria della comunità civitese, sottolineando però che la comunità che mi onoro di rappresentare, ha detto il sindaco di Civita, ha vissuto quest'anno con grande dignità e con grande senso di umanità. Sarà il Vaticano a decidere il destino della Fondazione Cuore Immacolato di Maria, rifugio delle anime voluta da Natuzza Evolo, nuovo ricorso del presidente della Fondazione contro il provvedimento di soppressione della persona giuridica assunto dal vescovo Monsignor Luigi Renzo. Vediamo. Anche se dal punto di vista amministrativo la soppressione è ormai molto vicina alla sua conclusione, con il Ministero dell'Interno che ha già chiesto al Vescovo chi devolverne i beni, la Fondazione Cuore Immacolato di Maria, Rifugio delle Anime, presieduta da Pasquale Anastasi, non intende cedere nel braccio di ferro, acuendo ancora l'assurdo scontro tra la diocesi di Mileto Nicotera Tropea e la Fondazione sul tema delle mancate riforme statutarie richieste dal Vescovo Monsignor Luigi Renzo, ormai oltre 3 anni fa. Quasi a dispetto dell'ultima soluzione di compromesso consigliata dal Presule, che ha suggerito che l'ente morale si trasformi in breve in una nuova fondazione civile con scopi sociali e assistenziali per poterle assegnare l'amministrazione del proprio patrimonio, dalla fondazione si prende tempo e si tenta, con un gesto estremo, forse rituale, di investire della questione direttamente il Vaticano, con un nuovo ricorso presentato alla Congregazione per il Clero. Dall'organismo della Chiesa di Roma, l'ente nato dalla volontà di Natuzza Evolo per la realizzazione della Villa della Gioia, punta sulla possibilità che il Vescovo venga sconfessato e passi la loro supplicazio, tesa a rendere nullo il provvedimento con cui la Fondazione non è più riconosciuta tra gli enti di natura ecclesiastica. Eppure, Monsignor Renzo ha più volte tentato di riavviare il dialogo con una proposta di compromesso, visto il diniego alle riforme. Il Presule aveva finanche proposto che la grande chiesa della Villa della Gioia, da tempo ultimata in attesa di consacrazione, venisse assegnata per 99 anni incomodato d'uso gratuito alla diocesi, ma anche in questo caso il diniego della Fondazione è stato netto. A questo punto il Vescovo ha proceduto all'invio al Ministero dell'Interno della revoca del decreto di religione e di culto recepito dal Viminale, che ha richiesto di scegliere a chi assegnare i beni della Fondazione. Da qui l'invito del Presule a trasformarsi in organismo civile, permettendo così che il patrimonio rimanesse alla Fondazione, ipotesi anche questa respinta dai soci, che invece vorrebbero proseguire con un ente che sia riconosciuto come religioso.
Intanto, mentre è sempre più concreto il rischio che tutto il patrimonio venga assegnato ad altro ente con stesse finalità, quest'ultima mossa della Fondazione, che chiama in causa direttamente gli uffici vaticani. Mentre sullo sfondo, increduli ed inermi, rimangono i tanti devoti a Natuzzi appartenenti ai cenacoli sorti nel mondo su input della mistica di Paravati, che in occasione del suo compleanno e per il secondo anno consecutivo si recheranno nella Sila Catanzarese, dove la mistica abitualmente trascorreva un periodo di relax quando era in vita. Ma, a conferma del dualismo che ormai sembra insanabile, nella stessa giornata, il 23 agosto, la Fondazione ha organizzato un concerto commemorativo a Paravati. L'estate è anche sinonimo di spettacolo e musica, gli anni Ottanta non passano mai di moda, guardate quanta gente, quanto divertimento per l'undicesima festa dedicata proprio agli anni Ottanta che si chiama Noi Che, e si è svolta a Soverato. Uno degli eventi più attesi dell'estate soveratese, Noi Che, la festa a tema anni Ottanta che anche quest'anno è riuscito ad attrarre migliaia di appassionati della disco music nel cuore del Ferragosto, ma qual è il segreto di un appuntamento che conta 11 edizioni? Gli anni Ottanta, gli anni 70 e 80 si confermano musicalmente i più belli in assoluto. Anche stasera ne abbiamo avuto la conferma, il Noi Che, che esprime il meglio della musica anni 70-80 internazionale, si è confermata una festa bellissima, densa di partecipazione e musicalmente ad alti, alti livelli. I 45 giri, il vinile, un programma ricco che ha l'intento di celebrare un decennio diverso, da molti considerato indimenticabile. Il Noi Che è un evento, è una festa di Ferragosto, è una festa attesa da tantissime persone, un momento in cui diverse generazioni si incontrano dopo tanto tempo, si incontrano d'estate perché in Calabria d'estate ci sono tutti, e si viene in discoteca anche con i figli, oppure si tolgono i figli dalla discoteca per riballare la favolosa musica degli anni Ottanta. Una festa che non ha precedenti e che è un grande simbolo degli anni felici, gli anni Ottanta. Penso che non ci sono precedenti in Italia, del resto è la festa di questa tipologia più longeva della penisola. Ha attraversato gli anni Ottanta con un altro stile però Enrico Ruggeri, che si è esibito nella notte a Mormanno. Oltre 40 anni di carriera in cui ha scritto pezzi di storia della musica italiana per se stesso, per i Decibel e per altri grandi artisti, Enrico Ruggeri ha letteralmente mandato in delirio il pubblico dell'estate mormannese. Gli anni aumentano, ma questo aumenta anche l'esperienza, per cui ti dà la possibilità di riscrivere delle canzoni, perché l'amore dei 20 anni è diverso da quello di 30, 40, 50, quindi la stessa situazione vista anni dopo può essere diversa, e questo poeticamente è un vantaggio. Ruggeri si è esibito accompagnato da Francesco Luppi, pianoforte e tastiere, Paolo Zanetti, chitarre, Fortus Aca, basso, e Alessandro Polifrone, batteria. Non solo pezzi del suo ultimo album, Alma, ma anche i brani storici del suo repertorio, che affonda le radici nel punk in bilico tra rock, sound, pop, senza mai rinunciare alla melodia. Monte. Suona e tutto ricomincerà. Questi eventi siamo sempre più convinti che rientrano non soltanto nella bellezza di un cartellone, di uno spettacolo musicale, ma servono in modo particolare per attirare turismo, per attirare persone, per far conoscere sempre più questi borghi stupendi che abbiamo nella Calabria, in modo particolare Mormanno.
Per il calcio, in attesa di notizie ufficiali, diamo uno sguardo ai siti specialistici che trattano il calciomercato, Tutto B in particolare, che si occupa anche di Cosenza e Crotone. Si usa il condizionale naturalmente, sarebbe tutto fatto per il ritorno di Antonio Mazzotta a Crotone, il terzino sinistro che si è svincolato dal Palermo dopo le note vicende societarie, mentre per quanto riguarda il Cosenza si alzerebbe il pressing della regina per l'attaccante Gianluca Litteri. E adesso il meteo con le cartine per le prossime ore. Residua instabilità, ma nel fine settimana è atteso un rafforzamento dell'anticiclone con ritorno di stabilità e caldo. Diamo quindi uno sguardo al tempo previsto sulla Calabria per le prossime ore. Domani sereno o poco nuvoloso, nelle ore centrali possibili brevi rovesci su Pollino e Sila, temperature in grado d'aumento. Analizziamo ora lo stato di mari e venti. Domani mari poco mosti con tendenza a tonazione del motondoso, venti deboli a regime di brezza. Per ulteriori dettagli potete consultare il sito web www.meteoincalabria.com o la pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.